Sicuramente che come professore questi giorni avrà ricordato. Sono quindi pronto a farmi da parte e quindi do le dimissioni per favorire il percorso della Commissione Barroso, alla quale auguro pieno successo, perché l'Europa oggi ha bisogno di una forte Commissione che lavori insieme con il Parlamento e con i governi per cogliere tutte le opportunità della Costituzione che è stata firmata ieri in Campidoglio. Ringrazio il Presidente Barroso ed i colleghi della Commissione per avere compreso le mie ragioni e per avermi difeso fin quando è stato possibile. Limit not merely for reasons of efficiency, that things... that since the hearing in the Liberty Commission, I saw as my task to hold to a moral position, leaving the consideration of the political aspects to President Barroso, to the Council, to the Parliament, to anybody who had a share in this decision process. I was ready to do all what was needed for the success of the Barroso Commission, but betraying my faith or betraying my moral convictions. This press conference might be, in one sense, the commencement of a new European movement toward the reaffirmation of the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms, especially in what regards freedom of conscience, religion, and expression. I don't feel as an adversary of human rights. I think that I am championing, have been championing, and will be championing human rights and the right expression of human rights in the European Union. Penso che ci sia stato, non lo so, un gruppo di persone a livello di Strasburgo e Bruxelles che ha complottato per simpatia, per antipatia, per politica, insomma, contro di lui. Non lo so, non seguo molto la politica. Grazie. For the first time the Parliament of Europe has demonstrated it has the powers of controlling the Commission.